Mi chiamo Veronica Traversi, frequento il quinto anno del corso di restauro presso l'Accademia Belle Arti di Verona e sono attualmente impegnata alla preparazione della tesi. Qui alla Galleria d'Arte Moderna Achille Forti di Verona, durante il mio tirocinio formativo, sono occupata nell'intervento di restauro sul bozzetto opera del celebre scultore e collezionista Ugo Zannoni. È il ritratto del vescovo Luigi Canossa raffigurato in preghiera su un inginocchiatoio in stile gotico. Esso è stato realizzato alla fine dell'Ottocento e faceva parte dell'ascito che Zannoni donò per la costituzione di un nuovo museo cittadino. Si tratta del bozzetto preparatorio per la realizzazione del monumento definitivo risalente al 1900 e realizzato totalmente in marmo bianco. La prassi operativa, allora come oggi, prevede la realizzazione dapprima di modello in argilla, anche a grandezza naturale. L'argilla è un materiale facilmente modellabile, largamente disponibile e molto economico. D'altro canto, contenendo molta acqua, inevitabilmente si asciuga col tempo e ciò provoca una contrazione, una deformazione del materiale e una riduzione dei suoi volumi. Il modello quindi non è più fedele all'intento operativo dell'artista. Infine l'argilla, per quanto asciutta, mantiene le qualità meccaniche molto scadenti e risulta molto pesante. Questo rende difficoltose tutte le operazioni di mobilitazione e trasporto del modello. Proprio per questo è preferibile realizzare un successivo modello in gesso tramite i calchi di varie parti della figura assemblate poi insieme. Il gesso ha caratteristiche di presa e indurimento molto veloci, ma queste trasformazioni non compromettono le dimensioni e le forme originali. Il gesso è un materiale molto più economico e leggero dell'argilla e presenta qualità ottica del tutto assimilabile alla pietra e al marmo bianco, materiale con cui peraltro è stata realizzata l'opera definitiva di questo bozzetto. Dopo la trasposizione in gesso, il modello in creta viene del tutto sacrificato e quello in gesso rimane come unico testimone attendibile del processo creativo dell'artista. Il gesso tuttavia è un materiale fragile oltre che delicato e col passare del tempo è sensibile alla rottura, soprattutto nei punti di giunzione delle varie parti derivate dai calchi. Proprio per questo l'opera è giunta a noi in stato frammentario e si possono osservare infatti due grandi lacerti in previsione di essere ricollocati presso la spalla destra e presso parte del drappo. Il modello in gesso, a differenza di una scultura in pietra che presenta continuità materiale, viene solitamente realizzato a cavo, questo per renderlo più leggero e al contempo risparmiare materiale. Il gesso inoltre offre la possibilità di essere a sua volta calcato molteplici volte, generando così svariate coppie. La tecnica improntare, utilizzata durante il calco, permette di conservare tutti i dettagli e quegli accorgimenti superficiali che erano sul modello in argilla. La trasposizione in marmo e in pietra, invece, ne provoca purtroppo spesso la perdita. L'opera oggetto di intervento è uno straordinario esempio della capacità ritrattistica di Zannoni. Questa è visibile soprattutto nei suoi bozzetti, più che nei suoi monumenti definitivi, che d'altronde venivano spesso eseguiti da collaboratori e non dall'artista stesso. Il bozzetto era considerato tuttavia solo uno strumento per un fine più importante, ovvero la realizzazione di un'opera definitiva costituita anche da materiali più nobili. Lo scultore non si curava della sua conservazione futura una volta terminato il suo compito e anzi i bozzetti che rimanevano nell'atelier venivano considerati ingombranti oltre che inutili. Ad oggi rimane il retaggio del pensiero proprio dell'avanguardia artistica del Novecento e dell'accademismo, termine a cui si dà ancora oggi un'accezione negativa. Allora, tutti i bozzetti e le coppie che avevano da tempo alimentato il collezionismo e aiutato nello studio della storia dell'arte attraverso la divulgazione dei modelli, venivano considerati futili e appartenenti ormai a una tradizione passata.